Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo, in formato video, dove io personalmente vi leggo i bugiardini. In questa nuova serie di video, tratterò l'argomento relativo alle malattie o patologie che purtroppo spesso affliggono molti di noi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace ai video che ti interessano, attivare la campanellina e commentare con le tue esperienze personali, in base ai farmaci, principi attivi che assumi o malattie che stai combattendo, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute. In questo video ti parlo della malattia o patologia edema. L'edema, noto anche come idropisia o ritenzione di liquidi, è il gonfiore causato dall'accumulo di abnormi quantità di liquido linfatico nei tessuti. Il gonfiore riguarda più spesso gli arti inferiori, caviglie, piedi e gambe, ma può interessare anche il viso e le mani. Se diffuso e a lungo termine, può essere segno di patologie più gravi. Che cos'è l'edema? L'edema è un sintomo, non una malattia. È un disturbo che interessa più frequentemente le donne incinte e le persone anziane, ma chiunque può esserne soggetto. Quando l'edema è diffuso in tutto il corpo si parla di anasarca. Quali sono le cause dell'edema? Stare seduti o in piedi per molte ore, l'uso di alcuni farmaci, cambiamenti ormonali durante il ciclo mestruale e la gravidanza, infezioni o lesioni, vene varicose, disfunzioni dei canali linfatici, linfedema, allergie alimentari o punture di insetti, malattie a carico di reni, cuore, fegato e tiroide, presenza di alta o bassa pressione sanguigna, consumo di cibi salati. Come prevenire l'edema? La prevenzione della ritenzione dei liquidi si basa su alimentarsi in modo equilibrato, eliminare alimenti allergizzanti, ridurre l'assunzione di sale, prediligere il consumo di carni magre, pesce, legumi, ridurre al minimo il consumo di alimenti processati e fritti, consumare vegetali diuretici, asparagi, barbabietole, uva, fagiolini, verdure a foglia verde, ananas, zucca, cipolla, aglio, evitare alcol e fumo. Fare esercizio fisico costante. Dormire con le gambe leggermente sollevate. Indossare calze elastiche. Sottoporsi a massaggi che favoriscano il drenaggio dei liquidi. Diagnosi. Il medico valuterà, attraverso una visita, la presenza di vene varicose, ferite o infezioni. Potrà richiedere al paziente di sottoporsi a radiografia, TAC, risonanza magnetica, test delle urine, esami del sangue, trattamenti. Le forme più lievi di edema tendono a regredire spontaneamente. Le forme più accentuate possono essere trattate mediante il ricorso all'impiego di farmaci diuretici, sotto controllo medico. Altre opzioni possono comunque essere prese in considerazione per il trattamento dell'edema. Applicare bendaggi compressivi sugli arti gonfi per stimolare il riassorbimento del liquido in eccesso. Ridurre l'uso del sale nell'alimentazione. Dormire con le gambe leggermente sollevate. Indossare calze elastiche. Sottoporsi a massaggi che favoriscano il drenaggio dei liquidi. Fonte. Informazioni rilevate dal sito humanitas.it. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo alla prossima patologia esaminata.